Noi oggi abbiamo una serie di punti che stiamo affrontando. Sono essenzialmente il tema delle bonifiche, dei tempi di completamento delle bonifiche, la copertura finanziaria delle bonifiche, che è il primo aspetto, diciamo, che dobbiamo chiarire. C'è tutto un tema di approfondimento che riguarda le azioni che debbono essere fatte sulla linea di costa, che è un altro tema molto molto importante, che c'è una grande complessità. E poi c'è anche un tema che chiaramente sta, insomma, a me particolarmente a cuore, ma anche al Ministro, cioè di capire qual è il percorso che noi facciamo. Cioè, se noi, io credo che la cosa che colpisce tutti è vedere un'area così bella e così importante, che sono 30 anni che se si scende da Coroglio si vede che è sempre uguale. Quindi noi dobbiamo essere in grado di far partire anche delle attività di investimento, di costruzione, di realizzazione in quella zona, perché questo è molto importante anche per dare un segnale che veramente si stanno facendo delle cose. Abbiamo poi discusso delle infrastrutture, perché Bagnoli non è solo bonifica, Bagnoli è anche trasporti, significa anche viabilità, significa fare in modo che uno poi a Bagnoli ci possa arrivare e possa vivere. Cioè, quindi noi, diciamo, noi dobbiamo affrontare questo problema in maniera concreta, tecnica, dicendo la verità ai cittadini, altrimenti facciamo altri anni, anni, anni di parole, chiacchiere, proclami e progetti e poi non si fa mai niente.